una corrispondenza d'amorosi sensi, quella tra Quentin Tarantino e l'Italia. Amante dichiarato del cinema made in Italy, il regista statunitense, autore di capolavori come Pulp Fiction e Django Unchained, per i quali ha vinto 2 Oscar per la miglior sceneggiatura originale, ha ricevuto al Festival del Cinema di Roma, dalle mani del maestro dell'horror Dario Argento, il premio alla carriera. Un percorso cominciato 34 anni fa. Tarantino lavora in un videonoleggio di Los Angeles e studia ancora quando mette mano al suo primo film, Il compleanno del mio migliore amico. Un viaggio che lo porta tra le celebrità della Walk of Fame e nell'Olimpo dei grandi, da Hollywood a Cannes sino a Roma. Il fatto che 30 anni dopo sarei stato qui a Roma per ricevere il premio alla carriera e i cittadini di Roma sappiano chi sono è tutto piuttosto speciale. Come speciale la passione del regista del Pulp per il cinema, sopravvissuto alla crisi Covid, anche se forse, secondo Tarantino, nel futuro potrebbe diventare uno spazio un po' di nicchia.